Il Presidente della Repubblica Mattarella interviene alla scuola superiore di magistratura di Scandicci e dice le toghe non si facciano suggestionare da clamore mediatico e dai social. Nadia Zicoschi. È qui alla Scuola Superiore di Scandicci che il capo dello Stato disegna il profilo del buon giudice, del buon PM. Deontologia e rigorosa professionalità, due elementi imprescindibili nella formazione dei giovani magistrati. Il ruolo richiede uno standard elevatissimo di professionalità, basi giuridiche solide, equilibrio, tutti elementi indispensabili, spiega il capo dello Stato per garantire l'imparzialità. Ma oggi la sobrietà del magistrato si misura anche con altri strumenti delicati come i social media. Si tratta di strumenti che, se non amministrati con prudenza e discrezione, possono vulnerare il riserbo che deve contraddistinguere l'azione dei magistrati e potrebbero offuscare la credibilità e il prestigio della funzione giudiziaria. Mai farsi suggestionare dal clamore mediatico attorno ai processi, raccomanda ancora. Le decisioni di un giudice non possono essere influenzate dall'opinione corrente né da spinte emotive del sentimento popolare. Che condurrebbero la giustizia su sentieri ondeggianti e lontani dalle regole del diritto. Del resto in Italia la magistratura non è elettiva, ricorda dunque il giudice, non deve inseguire il consenso.